Le positive declinazioni di questo metodo dovrebbero guidarci nell'affrontare l'altra pressante e drammatica emergenza, quella migratoria, amplificata dalla grave instabilità che da anni scuote il Mediterraneo e il Medio Oriente. Il dibattito su questo tema è rimasto talvolta ostaggio di visioni dogmatiche e non approfondite del fenomeno, che lo riducono ad un'alternativa tra chiusura totale e apertura incontrollata delle frontiere. Entrambe queste letture si basano su una rappresentazione errata della realtà. Vanno nella giusta direzione le ultime decisioni assunte su questo tema in ambito dell'Unione Europea, tese a difendere l'impianto del sistema Schengen, aumentando la collaborazione fra istituzioni preposte alla sicurezza, condividendo sempre più informazioni sensibili, rafforzando al contempo l'uniformità del controllo della frontiera esterna comune. Chiudere le porte di fronte a queste masse di esseri umani, come ha detto il decano, che fuggono da guerre, fame e oppressione, equivale a cancellare conquiste civili e sociali faticosamente raggiunte. Del rifiuto della logica di esclusione, l'Italia è sempre stata convinta interprete. La nostra storia e la nostra collocazione geografica ci inducono a guardare con crescente apprensione e con crescente senso di responsabilità all'aumento vertiginoso dei flussi migratori nel Mediterraneo. Un mare che da culla di civiltà si trasforma troppo spesso in questi anni in un baratro che divora uomini, donne e bambini insieme alle loro speranze, alle loro aspirazioni, ai loro sogni.